Buonasera a tutti. Allora, questa sera vi andiamo a presentare Marcellino che spettacolo. E la nostra compagnia teatrale si chiama Buoni come Maccheroni. Non è formata da attori professionisti, ma da un gruppo di amici che si è messo in gioco e ha provato appunto a recitare. Marcellino, come sapete, racconta la storia di un bambino, e poi vedete quello che fa. E niente, io vi chiedo un po' di pazienza perché il bambino, l'attore che faceva Marcellino, si è ammalato e l'abbiamo sostituito, quindi se ci saranno qualche intoppi con la recitazione vi chiediamo scusa, e per adesso vi diciamo di godervi lo spettacolo. Sì. Ma voi lo sapete dove vi trovate precisamente?
solo una porta, questa qui, è la porta del superiore. E questa qui è una campanella. Ma tu non ci credi? Vieni. A te ti vedo scettico. Vieni. Non mi convinco abbastanza. Non ci credo. Ricordati, lo scetticismo è una brutta bestia, ti fai diventare caldo. Prova a bussare, prova. Lo vedi? Hai bussato la porta del superiore, ma l'hai bussata male. Vai, impara a bussare e torna la prossima volta. Vuoi provare a suonare la campanella? Vieni. Chi è che vuole provare a suonare la campanella? Vieni, vieni. Prova a suonare la campanella. Dai. Suonava sempre la campanella. Bisogna dirti a questo signore che campanella è. Prova a suonare, suona. Fatti vedere, no. Suona, suona un po'. Lo sai che campanella hai suonato? Bravo. Ma precisamente quella del refettorio. È una campanella molto importante, perché amici frati, che tengono sempre molta fame, è pronto in tavola e tra poco arriveranno tutti quanti. Grazie. Ciao. Le giornate dei frati si susseguono così, tra il lavoro, la preghiera, i pasti, i mille benefattori che bussano alla porta. E la vera protagonista è sempre la gioia. Thank you.
Siete sempre così generosi con noi. Il Signore vi ricompenserà per la vostra bontà. E di cosa, padre? Sappiamo quanto sacrifici fate per mantenere qualcosa di più nel vostro pane. Ma le persone dal cuore buono come voi provvedono sempre. Grazie di cuore. Si ricordi della nostra mamma, tanto amata. Te lo prometto, cara sorella, non scoraggiarti. Il Signore sa sempre cosa è meglio per noi. Visto che la nostra madre vuole no. Arrivederci. Ma serata. Questo gesto di frutta, questa sera dovete accontentarvi. Ma vi assicuro che per noi è già molto, grazie tante. Potete venire ogni volta che ne avete bisogno. Certamente. Grazie, grazie ancora. E così, mentre il sole ormai è scomparso dietro le colline,
e le stelle brillano alte nel cielo, succede una cosa strana, molto strana. Caspita, ha proprio fame. Che Dio lo benedica. Guardate, ora si è calmato. Cosa succede qui? Oh santo cielo, ma questo è un bambino. Già, è anche molto carino. Ecco, l'avete svegliato. Oh, mi dispiace, ma qualcuno può spiegarmi come è arrivato un bambino nel nostro convento? Ho sentito bussare alla porta e quando sono andato ad aprire mi sono trovato di fronte a questo fagottino. Si è calmato. Certo, è proprio adorabile. Cosa ne facciamo ora di questa creatura? Dobbiamo trovare la mamma e il papà di questo bambino. Andate a bussare alle porte di tutte le case e cercate qualcuno di buon cuore che può prendersene cura. Così, mentre il superiore prega incessantemente nelle mura del convento, i frati spiegano per tutto il paese alla ricerca di una mamma per questa piccola creatura. Le ore scorrono veloci ed ancora i frati non rientrano.
quando tornano. È sera. Secondo voi, l'hanno trovata la mamma? No. E allora? Non si può fare nulla. Giorno del battesimo è San Marcellino. Così i frati decidono di chiamare il bambino Marcellino. Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Marcellino, uno spettacolo, proprio come il vostro. Il vero spettacolo è vedere i frati allevare Marcellino. Può mutare d'aspetto in 5 anni un albero secolare? Può mutare in quel breve periodo un muro di pietra? Poco o niente, vero? Ma come cambia un bimbo di pochi mesi quando lo vediamo dopo 5 anni? Marcellino è diventato robusto e vivace. Ha dato un nomignolo a ciascuno dei frati e ormai non si chiamano più tra di loro fra Tommaso, fra Giuseppe, fra Francesco. Ma come li chiama Marcellino? Fra Tindon? Fra Malato? Fra Portinaio? A seconda di quello che ognuno fa in convento.
è la gioia e il tormento di tutta la comunità. È buono come il pane, ma ogni tanto ne combina una delle sue. Le sue scorribande, in cucina, in refettorio e persino in cappella, tengono in agitazione i frati, i quali naturalmente si tengono nascoste l'un l'altro le sue marghe. Come vive Marcellino? Cosa fa tra questi 12 frati? C'è il frate malato che gli insegna a leggere e a scrivere. C'è Frate Lindon che gli insegna le preghiere. E c'è il Frate Lindon che gli insegna a riconoscere i vari tipi di frutta e di verdura. E Marcellino si diverte e gioca per tutto il convento. Va a caccia di lucertole in giardino. Fa disperare il gatto. Ama la capra che gli ha salvato la vita con il suo latte. E aiuta i frati nel lavoro in convento. Soprattutto fra Pappina, il cucinino. Apparecchia la tavola, mette al loro posto piatti, bicchieri e posate. Frati, vogliono molto bene a Marcellino. Gli fanno fare di tutto. Ma una sola cosa proibiscono a questo bambino: andare in soffitta. La soffitta è un posto pericoloso per un bambino, pieno di gianfrusaglie, di pezzi di legna, di vetri rotti. Marcellino, in soffitta c'è un uomo nero che se ti prende ti porta via. Thank you.
Caterina, io gli lancio, gli tiro una bastonata. Forse dorme. Beh, torno domani. Non si è svegliato. Ma non è nero, casomai è grigio di polvere. Marcellino non aveva mai visto un crocifisso così grande, con un Cristo della grandezza proprio vero, chiodato in una croce, alta come un albero, ai piedi della croce, e guardandolo fissamente, guarda la faccia del Signore, il sangue che gli gocciola dalla fronte a causa della corona di spine, le mani e i piedi inchiodati e la grande piaga del costato, sente gli occhi che gli si riempiono di lacrime. Gesù ha gli occhi aperti, ma siccome la sua testa è leggermente china verso il braccio destro, non può vedere Marcellino. Il bambino allora si scosta fino a trovarsi faccia a faccia con lui. Gesù è magrissimo, ha le guance affossate e la barba folta spiovente sul petto. Il suo sguardo, colmo di dolore e di tristezza, infonde in Marcellino una grandissima compassione. Il ragazzo aveva visto molte volte Gesù, sia in un quadro che sovrasta all'altare della cappella, sia nei crocifissi piccoli come ciondoli che portano i frati, ma non l'aveva mai visto per davvero come ora, con il corpo nudo e che egli potrebbe abbracciare e sentire che tra il corpo e il legno della croce c'è ancora dello spazio. Dalla faccia sembra uno che ha molta fame. Torna subito. Ecco. Non ci arrivo.
Sai dunque chi sei? Sì, sei Dio. Aspetta. Il Signore allora comincia a mangiare il pane che Marcellino gli ha portato dopo averlo spezzato come solo lui sa fare. Quando ha finito di mangiare dice: faccio lo stesso con molti altri miei amici. Hai molto sangue sul viso, sulle mani e sui piedi. Non ti fanno male queste ferite? Lo sai chi mi ha fatto tutte queste ferite? Sì, degli uomini cattivi. Il Signore china il capo e Marcellino coglie questa occasione per togliergli con delicatezza la corona di spine che posa sul tavolo. Gesù lo lascia fare, guardandolo con un amore che il bambino non aveva mai visto prima d'ora riflesso nello sguardo di alcuno. Non ti potrei curare io queste ferite? C'è un'acqua che pizzica un po', ma le guarisce tutte. Sicuro che puoi, ma solo se sarai molto buono. Ma io sono buono. Se ti togliessi i cucchiai dalla croce, mi ci potrei più reggere. Ma ci pensate, Marcellino sta parlando con Dio. Una cosa straordinaria, una cosa incredibile. Marcellino fa un sacco di domande al suo amico sugli anni passati in quella soffitta e gli dice che anche lui conosce la sua storia perché l'ha sentita dai frati, ma gli sarebbe piaciuto sentirla raccontare da lui stesso. Chi meglio di lui può? Così il Signore si mette a raccontare, incominciando da quando era bambino, di come aiutava il suo papà nel lavoro di falegname, della sua mamma. Come sono le mamme? Sono dolci, belle, piene d'amore per i propri figli, da essere capaci di togliersi il pane di bocca per loro. Allora io per te sarei un buona mamma. E poi danno sempre. Cosa danno? Tutto, se stesse, la vita e la luce degli occhi ai figli, finché diventano curve e vecchie. Anche brutte? No, Marcellino. Le mamme non diventano mai brutte. Gesù continua il racconto e non si accorge del tempo che passa finché si sente la campana del pranzo. Ciao, devo andare. E Marcellino deve salutare Gesù. Giorni successivi, Marcellino porta altre cose da mangiare al Signore. Una volta la carne, che è una rarità in convento. Altre volte la verdura. Insomma, quello che riesce a trovare. Pensate, una volta gli ha portato persino un pezzo di pesce tutto impolverato perché era caduto per terra. E Gesù lo ha mangiato, senza fare neanche una smorfia. È proprio così. Il Signore accetta tutto quello che riusciamo a dargli. Comincia anche a portargli da bere e siccome pensa è un uomo, gli porterò del vino. Quello che riesce a portargli più spesso è proprio il pane e il vino. È proprio per questo che una volta Gesù gli dice: ti chiamerai Marcellino, pane e vino. Raccontami di te. Di me. Non ho una mamma. Ho tanti papà.
Ho una piccoletta che mi ha salvato la vita con il suo latte, anche se salato. È un amico invisibile, Emanuel. Gesù, la tua mamma dov'è? È in cielo, con la tua. Marcellino, cosa desideri di più? Dimmi, vuoi diventare un frate come fra Barbina o fra dell'orto? Vuoi dei giocattoli come quelli che hanno i bambini della città e del paese? Vuoi il cavallo di San Francesco? Vuoi che venga qui con te Manuel? No, voglio solo vedere la mia mamma e la tua. E vuoi vederle adesso? Sì. Dovrai dormire. Ma io non ho sonno. Vieni qui, ti addormento io. Dormi, Marcellino. Gesù ha preso con sé Marcellino per portarlo in cielo. Ma la storia non finisce qui. Come non finisce qui la vita di Marcellino? Si trova su una strada e il pavimento è una grandissima striscia di luce. Cammina ma senza fatica. Per mano ad un amico di Gesù. Così si è presentato. Un tipo alto, strano, vestito di bianco e che sorride sempre. Sembra conoscere a memoria la vita di Marcellino. E così sembra proprio un po' un angelo e un po' un custode. Su questa strada, Marcellino, incontra un sacco di amici. Il frate portinaio, quello che l'aveva trovato fuori, dalla porta del convento nella cesta, che oramai, pace sua, era morto. Incontra il suo gatto, quello che faceva sempre disperare. Anche lui, in verità vecchio e malandato, è passato al miglior vita. Poi, in fondo alla strada, Marcellino scorge una figura di donna che mai aveva visto prima. E questa donna gli sorride. E sì, si corrono incontro, l'uno verso l'altro, e si abbracciano, e si baciano, e non aspettano più di scambiarsi coccole e tenere carezze. La mamma di Marcellino prende per mano il piccolo, e tutti e due si incamminano verso questa strada di luce. Stavolta li vede la madre di Dio. E poi li vede Dio stesso. E voi questa me la chiamereste morte. Ma altro che morte.